Amici di Mondo Sportivo, eccoci qua, ben ritrovati. Che settimana è stata questa? Davvero pazzesca, tra Festival di Sanremo, Serie A, Notte degli Oscar, ne abbiamo avute davvero di ogni di cui parlare, ci siamo emozionati su diversi fronti. Ovviamente oggi ridiamo uno sguardo a quello che è stato il derby e cosa ha significato e per le due squadre e per la classifica in generale. È stata una partita davvero pazzesca, innanzitutto da osservatore esterno cominciamo col dire che è stato un bellissimo derby, come di quelli che non se ne vedeva da un po', soprattutto per quanto riguarda la bipolarità della partita, di ciò che è stato. Al di là poi delle delusioni finali rossonere, è stata un Inter quanto mai contiana, ancora di più, ancora una volta ha dimostrato di avere la pelle, il DNA del proprio allenatore, che ha impresso la sua filosofia al di là dei valori tecnici che può avere la squadra, che sicuramente non è al pari della caratura tecnica della Juventus, ma in quanto a temperamento forse ricorda molto quella che era la Juve di Allegri quando decideva di andare a vincere le partite. Partiamo dall'inizio. Primo tempo di grande livello del Milan, non solo per quanto riguarda il carattere, ma anche proprio dal punto di vista tattico e di approccio alla gara. È inevitabile che Ibrahimovic abbia portato delle migliorie, non solo nel modo di affrontare le partite, ma anche proprio nel modo di attaccare del Milan quando è in possesso palla, perché lo stesso Ibrahimovic, anche solo con la presenza, non per forza con il tocco di palla, però costringe i centrali a stare più bloccati e se lui viene indietro a coprire la palla non la perde e la smista ai compagni. Se invece resta alto, crea il vuoto dietro e lì dentro si sono inseriti benissimo Çalhanoğlu, Rebic, Castillejo con le sovrapposizioni di Theo Hernandez. Nel primo tempo l'Inter è andata in grossissima difficoltà, soprattutto sugli esterni, con questi inserimenti continui anche poi di Kessi che entrava dentro, si buttava, Rebic e Çalhanoğlu che si scambiavano la palla in maniera molto veloce, e alla fine la stazza di Ibra ha portato a quello che poi è stato il primo gol, un'elevazione anche forse leggermente fuori tempo, ma che comunque è stata preponderante nel poi servire il pallone a Rebic, complice anche l'uscita maldestra di Padelli. Il 2-0, quasi una logica conseguenza del momento che stava vivendo il Milan, è arrivato sempre di fisico, di testa. Il Milan fin qui aveva segnato solo un gol di testa, è arrivato il secondo con Zlatan Ibrahimovic che è andato a risultare sotto la curva. Poi però succede quello che nel calcio spesso accade, spesso ha anche dell'imponderabile, e che si traduce però con una filosofia chiara: quando hai maggior qualità più delle volte vinci. È un assioma dal quale non si scappa, si rientra dagli spogliatoi con il Milan consapevole che deve reggere la forza d'urto dell'Inter. Poi però cosa accade? Che forse anche in maniera un po' fortunosa, su una palla vagante arriva Brozovic e trova un grandissimo gol. Lì si spegne la luce e si dimostra tutta la fragilità mentale difensiva del Milan, che non è più abituato a sentirsi una big nel vero senso della parola, e quindi in una stagione anche complicata come questa, in cui anche si è raddrizzata la rotta con l'arrivo di Ibrahimovic, quel difetto endemico resta. Quindi segna Brozovic, il Milan comincia ad entrare nel panico più totale. Segna Brozovic, subito dopo segna Vesino, si ribalta la situazione 2-2, quindi tutto ciò che aveva accumulato prima il Milan lo perde in maniera anche colpevole. Non si può dare la colpa a Pioli di questo, è evidente che i calciatori, oltre a non avere quello status internazionale che aveva una volta chi indossava la maglia del Milan, hanno anche questa fragilità mentale a trovarsi al cospetto di una squadra che sotto 2-0 è capace di fare quello che faceva il Milan ancelottiano. Quanti derby ci ricordiamo del Milan capace di ribaltare la situazione dal 2-0 proprio in svantaggio per ben due volte? È capitato che il Milan con i vari Kakà, Seedorf, Shevchenko ribaltasse la situazione nel secondo tempo. Perché? Perché quando hai giocatori di qualità che sanno cosa vuol dire vincere, che sanno come si vince per la loro bravura tecnica, ecco che poi alla fine le imprese diventano possibili. E così l'Inter nel secondo tempo è diventata la squadra padrona del campo. De Vrij, che è il difensore più continuo di questa annata nerazzurra, davvero da ben vedere per Rambo Koeman che era sugli spalti, l'Olanda in difesa, già De Ligt, già Van Dijk e anche De Vrij, che ieri
ha disputato una partita incredibile, un grandissimo avvitamento di testa ha portato al 3-2. Sostanzialmente la partita poteva anche essere finita lì, il Milan ha avuto un sussulto d'orgoglio, alla fine è arrivato quel colpo di testa di Ibrahimovic con il palo che poteva portare al 3-3. Forse poteva essere anche un 3-3 giusto, però io non mi sento di dire che l'Inter abbia rubato nulla, ha ampiamente meritato il successo perché se l'è andato a cercare. Poi la chiosa finale di Romelu Lukaku è stato il sigillo a questa stagione interista, 17° gol in campionato per il belga, secondo gol consecutivo nel derby, appartiene a una stretta cerchia di cui fa parte anche Ibrahimovic, Gyökeres, Ronaldo, non sono molti ad aver segnato con così tanta frequenza subito al loro arrivo in Italia nei derby, tant'è vero che poi l'Inter, come forse le vedete dalle immagini che ho sul computer, ha omaggiato con la notte degli Oscar facendo il parallelo e quindi dando il ruolo di miglior attore leader a Romelu Lukaku, perché davvero ha anche poi postato una immagine sul suo profilo Instagram dove dice un nuovo re c'è in città, insomma è quanto mai appropriata perché è davvero un trascinatore. Ci si poteva magari attendere tecnicamente che Lukaku desse qualcosa, ma che lo desse anche in termini di leadership lo abbiamo scoperto conoscendo il personaggio, che è davvero unico, straordinario e ha già fatto dimenticare Icardi. Adesso ci godiamo la settimana di Coppa Italia, Inter Napoli, Milan Juve saranno partite bellissime da vedere, ma soprattutto domenica arriva la prima vera partita scudetto, il primo big match scudetto, Lazio-Inter, con una Lazio sempre più strepitosa, 18 risultati utili consecutivi, una vittoria figlia anche di qualche polemica a Parma, ma comunque è una squadra solida quella di Inzaghi, davvero ha una partita soltanto a settimana, giocano è vero sempre gli stessi, ma giocano con grandissima qualità, stanno tutti bene, Luis Alberto davvero oggi è il miglior centrocampista, tra i miglior centrocampisti d'Europa, sta facendo un campionato straordinario, per non parlare poi di Immobile che veleggia verso la scarpa d'oro. Lazio-Inter sarà una partita bellissima da vivere, lì passa gran parte dello scudetto 2019-2020. Mi raccomando, mettete un bel like su questo video, iscrivetevi al canale di Mondo Sportivo e seguite su tutti i profili social Mondo Sportivo, su Twitter, Facebook e Instagram. A presto, alla prossima!